Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissimi, il Signore Gesù è il volto della misericordia del Padre. A Lui affidiamo il nostro sincero pentimento e ogni nostra speranza di salvezza. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio che ami l'innocenza e la ridoni, avvinci te il cuore dei tuoi servi. Tu che ci hai liberato dalle tenebre dello spirito, non lasciarci allontanare più dalla tua luce. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati». Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal Sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: «Che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora alcuno di quel nome». Li richiamarono
e ordinarono loro di non parlare in nessun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato». Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. L'uomo infatti nel quale era avvenuto questo miracolo della guarigione aveva più di 40 anni. Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo: la pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. Seconda lettura. Lettera di San Paolo apposta ai Colossesi. Fratelli, fate attenzione che nessuno faccia di voi una pietra con la fisiologia e con i vostri raggi ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo, in Lui che abbia corporalmente tutta la pienezza della divinità e voi partecipate della pienezza di Lui, che è il capo di ogni principato, di ogni potenza, e in Lui voi siete stati anche circoncisi, non mediante una circoncisione fatta da mano d'uomo con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Gesù, con tutti sepolti nel battesimo. Con Lui siete anche risorti mediante la fede della potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato la vita anche a voi che eravate morti a causa della colpa e della circoncisione, non della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di voi, che è con la prescrizione che si era contrario, non ha tolto di nessun inchiodo
forza i principati e le potenze, che era fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro il Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Perché mi hai veduto, Tommaso, e tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo e il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Solo pochissimi minuti a commento di questa pagina di Vangelo. Da qui possiamo ricavare in realtà 3 inviti per noi. La prima ad essere testimoni del credibile. La seconda a non essere solo testimoni del possibile, e la terza ad essere testimoni dell'impossibile. Testimoni del credibile. La pagina si apre con il pace a voi. È la prima parola che Gesù risorto rivolge ai suoi discepoli, che sono rintanati in casa per paura della vendetta dei giudei, ed era una paura legittima. Erano lì chiusi in casa come erano chiusi nelle loro coscienze. Chiusi in casa per non vedere il luogo del Calvario, per non vedere il luogo del loro tradimento. Chiusi nel proprio cuore per non pensare a colui che loro avevano tradito e che invece altri avevano trafitto. Pace a voi. Gesù lo ripete 2 volte. Il primo dono di Gesù dopo la risurrezione è in realtà proprio la pace. Pace però che non è assenza di conflitto. Quello non l'ha tolto. Non è assenza di guerra. Quelle ci sono ancora.
quella pace che è invece una relazione nuovamente sana con Dio. Gesù ha risanato quella relazione che i discepoli avevano rotto, oggettivamente avevano rotto. E Gesù stesso la pace, una pace che non può essere raggiunta solo con i nostri sforzi, e la pace con Dio, e quindi ci vuole Dio per forza, è Lui che deve venire incontro a noi. E per custodire questo dono, Gesù dona il suo Spirito, lo Spirito Santo, lo Spirito che rende loro capaci di perdonare, ma li rende capaci di perdonare perché per primi loro hanno fatto esperienza di perdono. In quel pace a voi c'è il perdono di Gesù. Un perdono che è possibile anche perché sono stati capaci di perdonarsi. Nessuno può fare esperienza vera di perdono se non si perdona anche lui in qualche maniera. Ed è qui che Gesù, ed è solo in questo momento che Gesù in realtà poteva farlo, perché adesso si è mostrato autenticamente credibile. Un Dio che si mostra credibile agli occhi degli uomini morendo per gli altri. Un Dio che si mostra credibile facendosi toccare. Un Dio che si mostra credibile perché ama. E soltanto l'amore in realtà è credibile, tutto il resto potremmo metterlo un po' in discussione in verità. E qui c'è Tommaso, che ci ricorda che noi non siamo soltanto i testimoni del possibile. Nella Chiesa, nella storia della Chiesa, nelle interpretazioni, nell'arte, Tommaso viene descritto come il discepolo che ha dubitato, non credeva, doveva vedere. Beh, non è che Tommaso abbia sbagliato, non è che il cristiano debba sospendere la sua ragione, la sua razionalità. Tommaso aveva visto Gesù fare cose straordinarie, però le ha viste fare da lui. Ha visto riportare in vita delle persone che non c'erano più. Per ora doveva credere che Gesù era tornato da solo. E non era possibile per gli uomini. Doveva essere Dio. Ciò che razionalmente non era spiegabile, non era spiegabile neanche dal punto della vista della sua fede. Perché la fede ebraica impediva di pensare che un uomo potesse essere Dio. Ma quando lo capisce, quando lo vede, quando tocca, Tommaso fa la professione di fede più alta in assoluto, di tutti i Vangeli. Chiama Gesù mio Signore e mio Dio. Impossibile per loro. Credo che se Giovanni, come anche gli altri, ciascuno di loro abbia desiderato fare quell'affermazione per primo. In realtà l'ha fatta Tommaso e Giovanni correttamente la riporta che l'ha fatta lui. Anche gli altri hanno dubitato, perché Gesù ha dovuto... Anche allora ha mostrato in realtà i segni nelle mani. Ed è stata questa visione che ha reso Tommaso e gli altri di essere capaci di diventare testimoni dell'impossibile, con tutto quello che poi ha significato nella diffusione della fede cristiana. Niente li ha più fermati, hanno dovuto ucciderli, senza girarci molto attorno. E da qui l'invito che... questa pagina rivolge a tutti noi. Noi siamo i testimoni del credibile, ossia dell'amore. Non siamo soltanto i testimoni del possibile. Quello possono farlo in tanti. Noi siamo chiamati a testimoniare l'impossibile. Fratelli e sorelle, al Signore Gesù, sorgente inesauribile di grazia e di perdono, eleviamo umili e concordi le nostre preghiere. A ogni invocazione diciamo per la tua misericordia salvaci, Signore. Per la tua misericordia salvaci, Signore. Per la Chiesa rinnovata dalla celebrazione pasquale
si manifesti al mondo come sacramento di salvezza per ogni uomo, ti preghiamo. Misericordia, salvaci, Signore. Per tutti i popoli, superando ogni egoismo e desiderio di prevaricazione, possano camminare insieme nella ricerca della giustizia e della pace, ti preghiamo. Per la tua misericordia, salvaci, Signore. Per i fratelli che sperimentano la persecuzione a causa della fede o attraversano particolari situazioni di povertà e sofferenza, siano sostenuti nella prova della nostra vicinanza e concreta solidarietà, ti preghiamo. Per la tua misericordia, salvaci, Signore. Preghiamo, facciamo una preghiera speciale per tutti i defunti di questo virus in tutto il mondo, soprattutto nella nostra nazione, per quelli che soffrono la malattia e anche per quelli che stanno disponibili sempre a curare questi ammalati e le persone che hanno bisogno. Ti preghiamo. Per la tua misericordia, salvaci, Signore. Padre di misericordia, che sei costante nel tuo amore per noi e a ogni ritorno della festa di Pasqua ravvivi la fede del tuo popolo a te consacrato, accresci il tuo dono di vita, perché con tutti i tuoi figli comprendiamo quale spirito li abbia rigenerati e quale sangue prezioso li abbia redenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. E secondo l'ammonimento del Signore, prima di presentare i nostri doni all'altare, ci scambiamo un segno di pace. Come figli di un solo Dio, facciamo insieme la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Volgi benigno lo sguardo, Padre, ai doni che la tua Chiesa ti offre nella gioia e fa di essi un sacramento di salvezza per quanti li riceveranno con fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio di misericordia infinita. Il Signore Gesù Cristo, nel mistero della Pasqua, ci indusse a lasciare ogni contaminata vecchiezza per camminare nella nuova realtà dello Spirito.
Così ci è dato di superare il rischio orrendo della morte eterna ed esserbate ai credenti la lieta speranza della vita senza fine. Per questo tuo dono, Padre, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, dice. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e sceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Lodovico Pavoni e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Mano, io mi rendo conto.
Preghiamo. Effondi largamente, o Dio, nei nostri cuori la grazia dei sacramenti pasquali, perché ci renda capaci di accogliere la ricchezza della vita risorta. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Regina Celi. Buona domenica a tutti.